Nella pipeline questo mese segnaliamo due progetti di rilievo, entrambi targati ADB. Il primo è un finanziamento da 400 milioni per la gestione delle acque reflue di scarico di Ho Chi Minh City. L'approvazione è attesa per metà del 2020 e a breve dovrebbero partire contratti di consulenza e assistenza tecnica. Il secondo progetto nelle Filippine riguarda il settore dei trasporti, dove la ADB sarebbe pronta a stanziare 220 milioni per la realizzazione di 5 dei 13 ponti previsti nell'area metropolitana di Manila. In particolare si tratta dei seguenti 4 ponti sul fiume Merikaina ed un ponte sul canale di Mangahan. Tra i progetti approvati segnaliamo un finanziamento da 120 milioni dell'IIB per l'ammodernamento delle linee elettriche nella regione di Chittagong, in Bangladesh. Si tratta del primo finanziamento approvato nell'ambito del cosiddetto Banks Accountability Framework. Tale procedimento consente al presidente della banca di approvare un progetto autonomamente, senza che sia sottoposto al consiglio dei direttori, purché soddisfi determinati requisiti. Sempre in ambito AIIB segnaliamo che si sono ufficialmente aperte le registrazioni al quarto annual meeting della banca, che quest'anno si terrà in Lussemburgo dal 12 al 13 luglio. Il tema del meeting sarà cooperazione e connettività. A margine dell'evento è previsto un business forum sulle infrastrutture in Asia. La partecipazione è gratuita, per registrarsi andare su questa pagina del sito AIIB. Sempre tra gli eventi, si sono conclusi ieri a Città del Capo i lavori del quarto annual meeting ed il 18° consiglio dei governatori della New Development Bank. Sono stati approvati finanziamenti per oltre $1 miliardo per 5 nuovi progetti, portando gli impegni complessivi della banca ad oltre $9 miliardi. Ai temi trattati si è parlato di un possibile allargamento della membership della banca a paesi non BRICS e di come aumentare il numero dei progetti standalone. Il prossimo annual meeting si terrà in Brasile nel 2020. Infine, tra le pubblicazioni segnaliamo un interessante working paper dell'IIDB che analizza nel dettaglio il tema dei crediti deteriorati delle principali banche asiatiche, analizzandone le cause, possibili ripercussioni macro e le implicazioni per la stabilità finanziaria del continente.